sono contenta di essere di nuovo qui insieme a voi. È vero che è passato tanto tempo per chi mi riconosce, sono sempre io, Alba, cartomante, sensitiva, e sono felicissima di riprendere un po' di queste trasmissioni in vostra compagnia. Se mi accogliete sempre in casa vostra, ci vengo con molto piacere. Ci sono tante cose, tante novità anche da raccontarvi, da dirvi, e anche per queste, diciamo, registrazioni o dirette, secondo il momento in cui ci state vedendo, abbiamo dei nuovi numeri dove ci potete contattare. Uno degli 899 a prezzi modici, uno di questi è 899 59 60 57. Sapete comunque che ogni 899 dura finché arriva un prezzo di 15 euro, non si va mai oltre i 15 euro per legge e i nostri 899 sono tutti regolari. Parlerete più di un quarto d'ora per ogni 15 euro che spendete. Poi ne abbiamo anche altri, magari per chi chiama dal fisso, dove ci sono delle offerte ben speciali, 24 minuti per 15 euro di chiamata. Chiamando su 899 96 98 21, ma tutto questo poi vi darò man mano andiamo avanti, ve li do di nuovo oppure vi do un posto dove potete ritrovarli su internet, visto che oggi come oggi tutti abbiamo internet, siamo tutti collegati e mi ritrovate anche su Facebook, come tutti, su questa grande piazza. Tante cose ci sono sicuramente da dirvi, non sono cambiata io, però sono naturalmente sicuramente un po' invecchiata come tutti noi, magari anche in questi anni di un po' di difficoltà per tutti, mi aspetto di cercare comunque di aiutarvi sempre come anche fui in passato. Nel frattempo non è perché non sono venuta più in televisione che io ho smesso di lavorare, siamo intesi, che molti di voi hanno continuato a chiamarmi, almeno quelli che mi hanno ritrovata, perché naturalmente non lavoravo più sotto gli stessi numeri di prima. Spero di sentire qualche persona che non sento da tanto tempo, sarebbe bellissimo, e aspetto con ansia, diciamo, le vostre richieste. Come sempre sono qui a vostra disposizione con la mia sensitività. La sensitività, come dicevo prima, è un qualcosa di diverso dalla cartomanzia semplice. Non ho nulla contro i cartomanti, anzi, penso che chi sceglie questa vocazione sono persone che credono in quello che fanno e che hanno molta passione, perché imparare, studiarsi tutte le lame, tutti i tarocchi o le carte che siano, ci vuole veramente passione. Poi la sensitività mi porta invece a leggerle in un altro modo questi tarocchi, che vuol dire che magari se qualcuno che sa fare le carte mi vede, vede che giro una lama che conosce, che io dico il contrario di quello che dice la carta, non può dire: ah, Alba non sa fare le carte. Alba fa le carte con sensitività, dunque quello che sento, quello che vedo viene fuori. Perciò a volte metto anche gli occhiali per guardarmi le carte. Perché? Perché prima di tutto ne ho bisogno per leggere, dunque anche per vedere bene i miei tarocchi, perché il primo impatto è quello che conta, dunque vi devo guardare bene, perché voi sapete che i tarocchi sono dei bei disegni, ma ogni cosa scritta sul tarocco disegnata ha una sua ben specifica spiegazione. Perciò, se mentre io metto l'occhiale e magari guardando due carte io già vi dico tante cose, è perché in quel momento ho visto una cosa che andava in risalto molto prima di un'altra. In questo senso, sicuramente non le leggo come tante altre persone. È solo una spiegazione. Oltretutto, la sensitività porta anche ad altre cose e magari a stancarsi prima. Collaborano con me altre cartomante e sensitive, e perciò non siamo 50 persone in un gruppo, siamo molto di meno, però tutti scelti, tutti sensitivi, e se non sensitivi, ecco, parlerò dopo dei miei colleghi. Pronto? Pronto? Sono io, cara, benvenuta. Con chi parlo? Rossella? Sì.
Ciao bellissima, sono Alba, dimmi tu. Tutto bene, grazie. Ascolta bellissima, cosa posso fare per te? Cosa vuoi chiedere alle carte? Su tuo marito? Sì, cara, certamente. Rossella, allora, mi puoi dare prima il tuo segno e l'età? Sì. Sì. Tuo marito? Il suo nome, se vuoi darmi il suo nome e anche la data. Sì. Ho capito. Ecco, sì. Sì. Perfetto, Rossella. Noi ci conosciamo, cara? Vero? Sì, va bene, allora sei la persona che credevo. Allora, tesoro, non incrociare nulla, concentrati. Vuoi chiedere su tuo marito? È successo un qualcosa, tesoro? Non senti bene? Allora, vediamo. Ho fatto tre mazzetti. Vuoi centro, sinistra o destra? Bene. Allora, io vedo un po' di problema in famiglia, dei litigi, litighi spesso? Perciò ti vedo molto contrariata. Cosa vuoi sapere di tuo marito, cara? Se ti tradisce? Ascolta, io vedo un periodo molto negativo che state passando adesso, sia in amore che anche proprio sulla vostra casa, dunque finanziariamente, lavoro o cose del genere, vero tesoro? Nell'amore c'è un impulso, forse tuo marito, sì, vedo, sì. Sì, va bene tesoro, va bene. Ok. Dunque aspettiamo Rossella perché purtroppo è cascata, lei pensava di fare in tempo a mettere il cellulare in carico e ci richiamerà. Dicevo nel frattempo dei miei colleghi che sono scelti. Io vi dico una cosa, un po' molti cartomanti vi fanno dei prezzi veramente stracciati. Io penso che una persona per arrivare ad andare avanti in certe situazioni non può essere professionale, perché vi dico, noi lavorando come sensitivi, vi assicuro che non possiamo vedere bene facendo 50 consulti al giorno, è impossibile. Perciò siamo scelti, lavoriamo in certi orari e non di notte, mi dispiace, lavoriamo con coscienza e professionalità e mi dispiace se a volte magari cercate, non mi trovate o avete un po' di difficoltà a entrare diciamo perché abbiamo ognuno un codice ben specifico, però ecco, è tornata la persona forse. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera, mi senti? Pronto? Pronto, mi senti? Sono Alba, sì, chi sei? Sì, con chi parlo? Pronto? Evidentemente c'ha problemi, è cascata, mi dispiace. Guarda, mi dispiace tanto perché io speravo di ricevere queste vostre chiamate, sento che squilla tanto anche dall'altra parte, dunque sicuramente siete in tanti a cercare di chiamarmi, vi ringrazio proprio di cuore, peccato che uno ha un problema, uno un altro, speriamo che vada meglio. Dunque stavo dicendo, niente, pronto? Pronto? Pronto, Alba? Sì, mi senti adesso? Sì, sono Rossella. Sì, tesoro, Era caduta la linea perché mi era sì, chiamato il telefono, ti abbiamo scusami. aspettata perché c'erano altre chiamate sotto, ma ti abbiamo aspettata. Tesoro, guarda, io dicevo che vedo molti litigi, contestazioni in casa e ti vedo molto contrariata, Gioia, molto in amore, perciò tu hai un dubbio forte.
Quello che penso, che tuo marito, come dici tu, forse è attratto da una persona e un po', diciamo, nel periodo di grande difficoltà che avete avuto, lo vedo un po' così, come dire, un po' le è girato un po' la testa, però non penso che sia arrivato al tradimento. C'è un qualcosa che, no, non credo. Ma sei Non, una donna comunque. ma lui, diciamo che lo vedo un po' distaccato, un po' attratto, forse. Il bisogno di allontanarsi di certe situazioni che avete a casa l'ha portato a uscire, esce un po' di più? Esce più spesso di prima, vero? Perché lo vedo che usciva, ma non per andare a trovare una donna, usciva per svagarsi, per vedere altre persone, con un altro uomo, un amico suo. E magari andando in giro vanno così conquistando e forse gli piace un po' recuperare questa vita un po' di solitudine, di celibe, di uomo indipendente e sta riflettendo molto. Però tesoro, vedrai che lui si farà marcia indietro. Devi avere un po' di pazienza. Lo so che tu stai piangendo parecchio, lo vedo, un grande sofferenza perché avete già i vostri problemi. E perciò magari ci voleva l'amore per sostenervi l'un l'altro. E lui in questo momento, invece di starti vicino, se ne esce che va in giro. No, ma è anche strano, Sì, non sì. Io penso che. Guarda, io penso che lui con un amico sono andati in giro un po' in certi posti divertenti, dunque lui ha visto magari qualche belle donne, gli gira un po' la testa, ma non è passato al tradimento. Non è passato. Adesso ma no, io controllo io. quando viene c'è la barra, cioè le carte, però, cioè, io ho un amico che ci lavora, però non lo so studiare, perché io so che lui esce di mattina alle 8 e torna alle 4. Sì. Poi ti dà la domanda, vai a barra le carte, però non prende gli amici. Ho capito. Dunque, questi amici che vedo sono quelli del bar. Allora io chiedo direttamente se lui c'è un'altra donna. Facciamo la domanda, la vuoi sapere questa cosa diretta? Faccio Non ho capito, guarda. la domanda diretta se lui ha un'altra donna, va bene? Io non credo che, ascolta, io non credo che lui abbia una relazione fissa già con un'altra donna. Lui va, esce, va in giro, però io, vedi, c'ho il re di spade che come carta a volte rappresenta l'uomo separato, però sopra di questo io ce l'ho annoiato dal matrimonio, ma non in tradimento. Dunque lui esce, questo sì, esce. C'ha la testa ad altro, potrebbe conoscere un'altra con la testa che c'ha adesso, quello sì. Dunque, in questo è ancora tutto in gioco, tutto in ballo, è ancora molto indecisa la situazione. Dunque, non ha ancora, diciamo, deciso lascio mia moglie, assolutamente no. E per me ci sarà un rientro, ci sarà un ravvicinamento. Va bene, cara? Poi. Non ho capito. Un'altra Sì, facciamo. Dai, tesoro. cosa? Allora, siccome io ho messo di devo fare una causa, quindi devo pagare un'assicurazione, potrebbe essere andato Vediamo, cara, vediamo. tutto bene? Giusto. Ho fatto i tre mazzetti, vuoi centro, sinistro, destra? Destra. Voi non è la prima volta che andate avanti con questa cosa? Ed è già stata molto rallentata e molto. Guarda, secondo me non credo che avrete già una risposta diciamo, nel prossimo futuro, però c'è una conquista, o perché verrà rimandata, o perché c'è un cambiamento di giudizio, dunque o un altro giudice o un altro avvocato, questo non lo so, dovrete aspettare ancora un po', però è positiva questa attesa, perché alla fine ci vorrà ancora tempo, arriverete a superare tutte le negatività, però è come se la prossima volta esce ancora un intoppo, esce ancora un ostacolo.
Non c'è ancora subito la, diciamo, la vittoria di questa cosa. Ci vorrà ancora un po' di tempo, cara. Va Va bene, io ti bene? ringrazio Alba e ho bisogno Grazie, cara. Ti mando un bacio grande. Tanto noi ci risentiamo, va della bene, tesoro? Ciao e grazie. Va bene. Ciao, ciao, bella, ciao. Ciao bella, e così ecco, sono contenta che abbiamo recuperato almeno una delle persone che mi cercava prima. E spesso però, giustamente, succede anche quando chiamate, diciamo, tutto il gruppo. Allora, premesso, i miei cartomanti e io stessa apparteniamo al gruppo di Studio Calypso. Studio Calypso è dunque il nome che ho messo perché Calypso si sa, ha ammaliato ed era una, diciamo, una dea, però un po' maga, un po' tutto e sapeva ammaliare il prossimo. Noi non vogliamo ammaliarvi, però vogliamo portarvi belle notizie, sicuramente. Dunque, Studio Calypso, quando ci chiamate? Io ho il codice 01, molto semplice da ricordare. Sempre dovete fare comunque il 0 davanti, dunque, per essere sicura di entrare, diciamo, nella mia postazione. Poi abbiamo Lea in 02. Abbiamo Claudia in 03, abbiamo Roberta nel 04, poi abbiamo Massi, ci sono altre persone, man mano ve le farò conoscere. Stavo dicendo che anche loro comunque sono quasi tutti sensitivi, dico quasi perché una persona magari non fa parte del gruppo di sensitivi, però l'ho presa perché molto profondo nella ricerca, diciamo, sa fare molto bene la cabala, sta a fare il discorso degli angeli, perché vogliamo avere ognuno un po' una specialità, per cercare di soddisfare tutte le vostre richieste. Abbiamo un specialista nell'amore che a modo suo, perché io non è che dobbiamo svelare, perché molta gente chiede con quale carte lavori. Anche se io ti dico io lavoro con i tarocchi delle stelle perché sono quelli, va bene, ti ho rassicurato perché le conosci tutte o perché sai come lavoro io. Noi non abbiamo da nascondere con quali metodi lavoriamo, però ognuno esce qualcosa da dentro di sé, non è un libro che apri e leggi, questa è la differenza. Magari sulle cartomanzie normali impari tutte le lami, te le studi a memoria, se hai una grande memoria te le ricordi tutte, però poi quando le metti una vicino all'altro, se una vuol dire il contrario dell'altro, puoi sapere cosa vuol dire l'esito. Cioè, la cosa è di cercare comunque di, se vi lasciate andare, più siete aperti mentalmente e più siamo aperti anche noi, più vi captiamo e più vediamo. Vediamo nel futuro, vediamo nel presente, anche nel passato, se vi può rassicurare, perché molte persone magari vogliono essere rassicurate, è anche giusto. Però la sensitività è una cosa molto da vivere a pelle, sicuramente a pelle. Ecco, erano tanti, hanno fatto un po' qualche botto, qualche incidente nel computer, nella regia perché non chiamano più. Va bene, se siete cascati prima, se non riuscite più a entrare nella linea, un po' di pazienza, sicuramente poi riuscirete a riprendere la linea, a parlare con me per le vostre richieste. Poi vi dicevo, ci potete trovare tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte e l'una di notte circa per ora. Perché, come ho detto, non siamo troppi, non voglio mettere delle persone lì in postazione giusto per riempire gli orari o per fare più chiamate se non sono perfettamente professionisti e se non so come lavorano. Io sono sicura di tutti i miei collaboratori e perciò cerchiamo in quanto siamo, magari facendo delle ore in più, rimanendo più così, però vi ripeto, fino a un certo punto perché la sensitività si esaurisce, è come una stanchezza mentale. Io posso anche continuare a farle, anche quando sono stanca mentalmente, però vedo meno, magari vedrò la metà di quello che avrei visto se ero un po' meno stanca e spesso chi mi chiama lo sa.
quando sento di non avere le mie capacità al 100%, io lo dico sinceramente, dico guarda, io te le posso anche fare, però preferirei domani a tale ore perché adesso sono stanca, non perché non ho voglia di lavorare, ma non ti direi tutto quello che hai diritto di sapere. Infatti, a volte hanno detto di me che ero la cartomante cattiva, anche perché noi diciamo comunque sempre la verità. Non siamo qui per attirarvi, per farvi fare dei minuti inutili, per sfruttare la situazione. Come dicevo prima, chi chiama è in periodo di crisi, prima di tutto. Dunque, è vero, abbiamo molte più chiamate sul lavoro di prima. Si capisce una situazione molto difficile, dunque le persone sperano di trovare una soluzione ai loro problemi anche finanziari. Dunque, è inutile andare a spremere un limone dove già non c'è più succo. Al contrario, noi dobbiamo cercare di ridare un po' di forza a questo frutto per farlo sviluppare meglio. Perciò noi non vi spremiamo e non cerchiamo mai di farvi fare dei consulti oltre le vostre possibilità. L'unica cosa è che cerchiamo di dire la verità. A volte la verità è un po' difficile da accettare e magari pensano che noi non siamo bravi. C'è gente che vorrebbe sentirsi dire belle cose, ma se le cose belle non vi devono arrivare domani, io non ve lo posso dire. Poi se vi prendo in giro, dopodomani diranno, guarda Alba, mi ha detto così, 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 non è vero nulla. Invece, se qualcuno, vi prepara, vi diamo forza, vi aiutiamo a voler, sostenere, diciamo, quei momenti difficili, dandoti comunque l'apertura che ci sarà, ma fra 6 mesi, fra un anno, perché il tempo vola. Dunque, probabilmente sarete molto più forti ad affrontare i prossimi problemi o ostacoli che si presentano perché una persona vi ha detto la verità. E la verità è importante. Non bisogna, sfruttare o illudere le persone, in nessun modo. Ora, tornando ai numeri, prima di essere interrotta, stavo parlando del numero urbano da utilizzare per comprare minuti con carta di credito. Molte persone sono un po' diffidenti di queste situazioni, quando invece io vi posso dire che sono semplicissime da utilizzare. È un sistema comunque che funziona direttamente fra una banca e un computer, dunque nessuno interviene, nessuno ruba niente, e assolutamente è impossibile che subentri qualsiasi persona o malintenzionato che vi rubi o che vi scarichi la carta di credito o qualsiasi cosa. Però con questo sistema potete chiamare su un numero regionale, geografico, sarebbe il 02, il 06, il 011, qualsiasi. E dunque chi ha il tutto incluso non spende nulla per la chiamata e comprare questi minuti caricando a partire da 10 minuti. Perciò con 10 euro uno può già iniziare un consulto, è molto pratico. Oltretutto, quando si digita, dunque il codice si chiama, dunque il numero è 06 31 70 70 87, anche molto facile da ricordare. Quando digitate questo numero telefonico, c'è una voce guida di un disco che vi dice passo dopo passo tutto quello che dovete fare. Dunque voi preparatevi la vostra carta vicino. Verrà chiesto se sei una Visa, se è una Mastercard, se è una Diners Card e voi scegliete la carta che rappresenta la vostra. Poi vi verrà chiesto quanto volete spendere, 10 euro, 20 euro, e anche lì digitate il numero. Quando avrete finito tutta l'operazione, squillerà il telefono e vi risponderà la cartomante. Se voi avete finito, che la vostra domanda è stata, avete avuto la vostra risposta e non sono finiti i soldi, non è importante perché sono sempre vostri, sono acquisiti e sono vostri. Potrete nella prossima occasione in cui vorrete chiederci qualcosa, rifare il numero direttamente, non ci sarà più nessuna voce guida, ma suonerà direttamente dalla cartomante. Se qualcuno sa di avere parecchio da chiedere e compone l'899, lo sapete che dopo un tot di minuti la linea casca.
Perciò potete rimanere interrotti in un momento importante, potete aver problematiche a recuperare la linea perché poi dovete ricomporre l'899, poi c'è il disco che vi dice per legge così, 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 dunque di chi è il centro, il prezzo del gestore, cioè, ecco una chiamata. Pronto? 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 Sì, buonasera, con chi parlo? Maria? Ciao Maria, sono Alba, benvenuta cara. Mi senti? Non senti bene? Forse. E adesso? Stai meglio? Ascolta Maria, allora vediamo di cercare di capirci. Dimmi tutto, cara, cosa vuoi chiedere alle carte? Volevo chiedere sul lavoro. Sì, di che segno sei tu, Maria? Bel Gemelli. segno. C'è una persona precisa su chi vuoi fare le carte? Con chi le vuoi fare? Solo su di te oppure su qualcun altro insieme a te? Vediamo. Ascolta, mentre parlavamo, ho fatto tre mazzetti. Vuoi centro, sinistro o destra? Ok. Cara, io vedo un bell'asso di coppe, dunque un amore che esiste con un po' di pressione e tanti pensieri. Sei forse tu un po' paurosa? Hai paura? No, bene, allora perché vedo da parte tua molti pensieri su questo amore che è un po' sotto pressione, un po' così. Hai avuto dei problemi con questa persona in passato? Ed ora diciamo, credo che c'è una ripresa, un ravvicinamento, forse questa è la paura che vedo da parte tua, che questa persona si era avvicinata. Vedo dei contatti, però forse non abbastanza per come vorresti tu. Non Non ci sento bene. mi senti bene? No. Dicevo che mi sembra che questa persona si sia riavvicinata, però non ancora come vorresti tu. E perciò vedo che hai come se tu hai paura che non succeda o qualcos'altro, però se vedrai con calma, tranquillità, forse lui vuole arrivare a avvicinarsi come un'alleanza, come un'amicizia, perché fa i passi piccoli, però vedrai che poi superati certi ostacoli e certe situazioni complicate che ha lui a casa sua, lui ha ancora molti problemi in casa e perciò. Diventata, diventata. Sì, io lo vedo molto. Cioè, problemi o perché non gli bastano i soldi o perché il lavoro. Cioè, capito, cara? Quando dico lui personalmente, i problemi di soldi, di lavoro che lo mettono con tante contrarietà. Allora è come se pensi, come si dice, come faccio a pensare all'amore se non c'ho il lavoro? Sta un po' così, un po' sottosopra in questa situazione adesso, però io vedo un ravvicinamento comunque in ogni modo. Ci vuole tempo o più o meno lungo, però il ravvicinamento c'è. Ci vorrà pazienza da parte tua, Maria, questo sì, ci vuole. E vedo che tu di pazienza ne hai avuta già molta. Tu hai avuto già molta pazienza, vero? E ancora ne devi avere. Sai perché? Perché il sentimento esiste, il legame esiste, dunque non lo rovinate. No, no, però ecco, lui non è che si fa sentire, come dici tu, tanto spesso, no? Io penso sempre che passi per secondo piano, Sì. capito? Sì, per questo dico, non è abbastanza come vorresti tu, questo lo so, ma devi avere ancora pazienza per quello. E dopo ci sarà un ravvicinamento più, diciamo,
diciamo, più spesso nel tempo. Adesso lo vedo molto, molto preso dai problemi di soldini. Ecco, però tu non puoi vedere quanto tempo devo aspettarlo. Allora, io dico sempre, le carte, adesso ci guardo, però spiego una cosa a tutti, che le carte non hanno tempo, perché le carte vedono un evento e poi questo evento può essere o passato, presente o futuro e tocca la cartomante o il cartomante a capire quando, se prima, se dopo. Ora è difficile darvi perciò un tempo esatto, ci sono dei colleghi che lo fanno, io non ho, lo dico sempre, io tante cose, però sul tempo non sono brava, a volte ci provo però. Vediamo, centro, sinistro, destra, Maria. Destra. Cara, tu lo sai che io dico sempre la verità, non è per subito, ci vorrà ancora, perché io ho ancora la carta della discordia in apertura, dunque lui contrariato, non che litiga con te, contrariato lui ed è molto afflitto, anche se ti pensa, però questo è duro, pensa ma non si fa sentire molto. Ora vediamo, per affinità però lui c'è, c'ho l'attesa, aspetto un attimo. Ascolta, siccome io dopo... Ascolta un attimo, ma lui è partito da casa? Lui, secondo te, si è già spostato? Non lo so, che, come mi vede, che tempo Appena sono. lui cambierà casa, appena lui si sposterà, perché si sposterà, dopo c'è proprio l'asso di coppe. Dunque, appena lui riesce a fare questo cambiamento, andarsene via di quella casa, perché se ne andrà. E potrebbe, non dico quest'anno, ormai è tardi, però prima della primavera l'avrà fatto. Dunque può essere gennaio-febbraio. Dopo lo senti sempre. Dopo lo senti tutti i Ho giorni. Poi ce l'hai sempre davanti. Pure troppo. Pure troppo dopo. capito. Ah, ecco, Ecco, hai meno capito? Va bene, cara? male. Volevi chiedere qualcos'altro, Maria? Ma veramente volevo chiedere anche sul lavoro, se c'è dei problemi, volevo sentire un attimo come va la situazione del lavoro, sul lavoro. Ho capito, cara. Ora vediamo. Allora, intanto mischio. Vuoi centro, sinistro o destra? Quindi c'è qualche novità sul lavoro? Qualche nuova? Hai litigato con qualcuno oppure c'è qualcuno che ce l'ha con te? Sì, ho litigato infatti con una persona, è vero. È vero? Ora, Quindi era lavoro, giusto? questa persona è molto acida. Mamma mia. Dunque, Cosa? è molto acida. Sì. È una persona chiusa. È peccato lavorare con delle persone così, questo sicuramente. Però, comunque ha torto e lo sa, per questo è acida, non lo darà mai a vedere, capito? Però tu cerca di non pensare, di andare oltre, è pesante la situazione, però arriverai a dei momenti migliori. Adesso devi stringere i denti, cara, perché? Perché altrimenti lo sai che siamo in periodo dove il lavoro scarseggia, saresti senza. Invece così, tu fai una cosa, quando sei lì, cerca di tappare occhi e orecchie e poi quando sei a casa di fare cose che ti piacciono per recuperare energia, positività. Perché comunque devi avere, io vedo un paio di mesi un po' pesanti e la Ho voglia che hai di lasciare il lavoro, per questo ti dico, cerca di reggere oppure prima di lasciare lì assicurati di avere qualcos'altro. capito. Sì, quello sì, infatti. Quello sì, però ecco, un po' un clima un po' strano adesso, capito? Sì. Allora, Comunque supererai devo questi 2 mesi. sapere. Che cosa? Supererai la situazione, va a migliorare fra un paio di mesi circa, credo. Andrà a migliorare e sarai più soddisfatta. Va bene, cara? Prego, Grazie. Maria, un bacione. Ciao. Ciao, 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 grazie. Ciao, ciao. ciao. Ecco. Sì, purtroppo molte persone
hanno bisogno di un lavoro e altre, ecco, si trovano in certe situazioni dove è molto difficile lavorare perché ci sono delle pressioni che vengono dall'alto e poi magari perché si sa, c'è chi è disposto a tutto, c'è chi invece approfitta. Anche questo sento spesso. Allora, riprendo un po' perché la situazione, diciamo, non mi ricordo, adesso avevo parlato delle chiamate con carte di credito, che sono semplicissime da utilizzare. Oltretutto, volevo dire, ecco, per esempio, se volete saperne un po' di più su di noi, penso che moltissime persone hanno Facebook. Mi trovate semplicemente sotto Alba Cartomante Sensitiva. Dunque potete chiedermi l'amicizia, così vi dico subito, io sono sempre offline, è impossibile mettermi online perché oltretutto lavoro una cosa e un'altra e poi mettendomi online sono sommersa da messaggini, da chat, non posso chattare, però i messaggini privati, una domanda, un'informazione, un saluto, perché io amo questo gruppo intorno a me, questo mi fa molto piacere. Dunque cerco di essere comunque presente e di rispondervi. Oltretutto, oltre al gruppo, c'è una pagina che si chiama Studio Calypso di Alba Cartomante Sensitiva. Potete diventare fan, dunque cliccate il mi piace e lì riceverete tutti gli aggiornamenti. Potete entrare sul mio sito, entrando sul sito. Potete leggere di ogni persona che collabora con me un po' la sua specializzazione, chi è, qualcuno ci ha messo le sue foto, insomma noi cerchiamo di essere il più presente possibile al pubblico. Come anche negli annunci, io metto sempre la mia faccia, come dico, c'ho le foto su ogni annuncio, su tutte le pubblicità che ci sono in giro, per il semplice motivo che Alba ce n'è più di una. E perciò chi vuole parlare con me sa che mi trova perché è sicura. Sono io perché c'è la foto. Anche perché è successo dei precedenti e non ero io. Però le persone non hanno visto la foto, perciò io non posso prendermi le colpe di altre persone. Perciò dicevo, entrate su Facebook e potete prendere l'amicizia con Alba Cartomante Sensitiva oppure chiedere, diventare fan di Studio Calypso. Lì sopra regolarmente me ne occupo da sola, dunque metto io i saluti, metto il buongiorno, metto le novità, metto le promozioni, perché qualche volta in un modo o nell'altro faccio dei regalini, per esempio regalo i 10 minuti a chi compra minuti con la carta di credito. E le modalità per ottenere questi minuti in più o qualsiasi cosa la trovate semplicemente sulla pagina, così è molto semplice e abbiamo un contatto diretto. Poi giustamente attraverso sempre quella pagina, entrando sul sito o su tutte le informazioni, trovate tutti i codici e quelli che più vi possono servire. Dunque il 899 59 60 57 che ha un costo pari da qualsiasi gestore, dunque che chiamate da fisso, da TIM, da Vodafone, da Windows, da H3G, pagherete sempre da 93 a 96 centesimi, c'è una differenza di 2-3 centesimi. Invece molti altri codici sono diversi, costa meno da Telecom e poi costa tanto da certi gestori, da Vodafone o dalla Tre costano il doppio. Non è colpa nostra dopo se fate la chiamata e vi dura poco. Però io lo scrivo, lo metto, chi vuole chiamare dal cellulare sceglie il numero dove legge che costa meno dal cellulare. Invece chi può ancora fare le chiamate dal fisso, perché poi si possono abilitare facendo una semplice richiesta, c'è un numero che da fisso costa 60 centesimi. Sì, qualcuno in linea? Pronto? 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 Buongiorno, Sì, salve, con chi parlo? sono R, la mia iniziale, Ho ho lasciato capito. tutte le mie generalità in privato, non voglio dire il mio nome. Ho capito, cara, liberamente, libera di farlo, assolutamente, R. Piacere di sentirti, cara. Ascolta, Piacere mio. Però ti voglio chiedere perché ho
sì, mi daranno. Avete saputo delle generalità, no? Dammi quello che è un foglio dove è stato scritto tutto. Sì, adesso mi senti. Ascolta, intanto mischio le carte per te. Dimmi la domanda che vuoi sapere. Cosa, mi senti? Dammi una. Allora, vediamo se riesci a sentirmi meglio. Mi senti? Cosa chiedo alle carte? Io ti sento molto bene invece. Cosa chiedo alle carte? Cosa chiedi? Sì, ok. Con le generalità che hai dato prima. Ok.